Stefano Pezzola per Arezzo Web Informa, prefetto. La situazione ad Arezzo con i malati Covid oggi stanno inaugurando un nuovo reparto con 17 nuovi posti. La situazione che viviamo in questa città, come la vede lei? Ma non è che io la vedo in modo diverso da quello che si vede, quello che vedono tutti e quello che riportano i giornali, la stampa e quant'altro. La situazione è, secondo me, diciamo abbastanza grave perché Arezzo è la seconda città di contagiati dopo Firenze e quindi naturalmente bisogna attuare tutte quelle regole che conosciamo peraltro molto bene, soprattutto la popolazione si deve adeguare una volta per tutte a tutte quelle che sono le raccomandazioni che io ho fatto anche con una recentissima circolare rivolta ai sindaci, alle forze di polizia per quanto riguarda i controlli, ma soprattutto ai sindaci per far rispettare queste regole. Regole che comunque dobbiamo rispettare, non è che solo i sindaci dobbiamo fare la nostra parte tutti. Nel senso che ognuno deve capire che comunque l'uso della mascherina, soprattutto la distanza, eccetera, deve essere osservata. Queste sono le regole. Se vogliamo che, insomma, i dati scendano, dei contagi scendano. Con il nuovo DPCM c'è la libertà per i sindaci, quindi anche per i prefetti, diciamo, di poter chiudere delle zone a rischio dalle 21 dove c'è troppo assembramento. Qui il sindaco in questo momento ha detto che ancora non ha fatto chiusure, ma se la situazione cambia ci potranno cambiare queste cose. Sì, certo, noi la vaglieremo questa cosa in sede di comitato. Qualche sindaco ha avanzato una proposta, adesso si farà una opera di convinzione prima di adottare certe regole più restrittive, però ne parleremo sicuramente in sede di comitato per l'attuazione eventualmente se serve. Ma ci sono dei comportamenti, delle fasce di età che sono, diciamo, un pochino più indisciplinati rispetto ad altre? Beh, ma questo lo vediamo normalmente, no? Specialmente il sabato, la domenica, il venerdì, eccetera. Vediamo che ci sono persone che, diciamo, che sono forse più giovani, ma insomma, diciamo che tutti dobbiamo rispettare le regole, non solo i più giovani, tutti, anche le persone di età più avanzata, eccetera. Non è questione di giovani o non giovani, è questione che tutti dobbiamo rispettare le regole.